Siamo ad Ascoli, piazzale dello stadio, abbiamo di fronte a noi due dei protagonisti di questo spettacolo molto atteso, pioggia permettendo, ma auguriamo che stasera vada tutto bene, e cioè Stuntman Show, lo spettacolo di Master Track, con noi Livio Gabriele, che è un po' l'anima artistica dello show, e vicino a lui c'è Maverick Rossi, che è un rampollo in grande ascesa. Però, prima di tutto, che cos'è questo spettacolo? Quanti siete? Allora, partiamo da quanti siamo. Siamo un team all'incirca, tutta la struttura racchiude una trentina di persone. Operativi poi in pista siamo 7-8, di cui 5 sono i piloti professionisti, di cui abbiamo due giovanissimi. Uno adesso, ahimè, è un po' infortunato, a nostra sfortuna, però abbiamo comunque sempre lui, che fa parte della terza generazione di stuntman per gli stunt driver. Il nostro spettacolo è dinamite, a dirla giusta. Andiamo a racchiudere il lavoro dello stuntman in tutte le sue categorie, quello che può essere la guida acrobatica, dagli inseguimenti da film, vere e proprie esplosioni. Abbiamo tutto ciò che è il lavoro dello stuntman racchiuso in un'ora e un quarto di divertimento con il mio collega, che veramente fa morire da ridere. Io consiglio proprio di venire a vedere non lo spettacolo, ma il mio collega che fa un po' il matto. Ti vogliamo ribadire che questo spettacolo comunque da sempre ha un occhio di riguardo verso la non corsa, verso la spronando le persone a non farsi del male e di vivere quindi i motori in maniera sana. Esatto. Guarda, colgo l'occasione per fare una domanda al mio collega per parlare di questa cosa. Lui può garantire che fa questo lavoro praticamente da condannato, giusto Maverick? A quanti anni hai iniziato a fare questo lavoro? A fare spettacoli a 13 anni, quindi sono 6 anni che faccio spettacoli. E vedi il male che può fare una macchina, vedi proprio la cattiveria che ha una macchina, quindi è veramente pericoloso farlo poi non avendo le protezioni e la sicurezza adeguata. Sei solo 19 anni, però i tuoi genitori, quando ti hanno messo nome Maverick, avevano come ispirazione un uomo, un divo di un film che volava nei cieli. Tu voli nei cieli in qualche modo, poi riscendi per fortuna, ma a cui somiglia anche fisicamente, è un caso, stiamo parlando di Tom Cruise. Eh sì, Top Gun, poi ci hanno azzeccato, lui era un pilota, io sono un pilota, quindi ci sta. Cambiano il mezzo, ma bene o male piloti sempre. No, poi mi permetto anche di aggiungere, ovviamente noi all'interno del nostro spettacolo lanciamo proprio un messaggio al nostro pubblico di non emulare all'interno del nostro show, perché ovviamente anche se uno spettacolo comunque strettamente con tutte le misure di sicurezza e tutto quello che si fa all'interno di una pista, comunque un'area chiusa, è un lavoro comunque molto pericoloso. Di conseguenza lanciamo questo messaggio al nostro pubblico di non prendere mai esempio da quello che vedono all'interno del nostro show, perché il nostro Maverick è uno dei più giovani, può garantire che ci vogliono più di 20 anni di esperienza per fare questo mestiere. Sicuramente tanti del nostro pubblico vengono, ovviamente si gasano, si immedesimano, perché è normale, tutti hanno una macchina, tutti si chiudono in un pacchino, l'ha fatto un freno a mano in un parcheggio. Però ovviamente anche questa volta noi ovviamente diciamo a tutto il nostro pubblico: mi raccomando, comportiamoci bene per la strada e non fate mai queste cose. Invitiamo ovviamente tutto il pubblico di Ascoli Piceno e dintorni al nostro spettacolo, rimaniamo qua fino a domenica. Lui è il nostro, lui con gli orari va meglio di me, dagli tu gli orari, io me ne tiro qua. Allora, tutti i giorni alle 21.30, tranne sabato e domenica, che c'è pure le 17.30, quindi 17.30, 21.15, sabato e domenica. Bene, grazie. Salvo acqua. No, facciamo gli scongiuri. Grazie, buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, grazie. Buonasera a tutti, dall'Istanza.